Chiaramente. Un saluto. Vi è piaciuta la scoreggia? È che mi fanno ridere i peti, cosa ci devo fare? Mi fanno ridere le scoregge. Cacchio, io ragazzi non ho aperto il Battle.net. E se c'è una patch? Incrociate le dita. Non ci ho pensato per niente. C'è una patch, da quant'è? 4,80 GB, ma porca puttana, dobbiamo aspettare. Aspettiamo, cosa ci dobbiamo fare? Ci divertiamo così? Alla Cine Panettone, non c'ho i fazzoletti. E se mi colla il naso? Come mai hai preso un Samsung nonostante il tuo OnePlus? Perché non è un Samsung qualunque, è un Galaxy Note. Per quello e basta, avrei potuto tradire OnePlus. Anche perché OnePlus ultimamente non è che... Cioè il mio 6T va come un 8T ancora, eh? Quindi è ancora un telefono incredibile. Però volevo le feature del Galaxy Note. Per quello l'ho preso. Sono sempre stato un fanboy della serie Note di Samsung da quando avevo il mio Galaxy Note 2, pensate. Cazzo. Coddo su PC oggi, sì, dobbiamo continuare la campagna che l'abbiamo iniziata... quando l'ho iniziata? Non me lo ricordo mica. Domenica sera l'abbiamo iniziata, grazie Mary, per fortuna che ci sei tu. OnePlus 8 a 499 euro per il Black Friday? Non conviene. Il 6T l'avevo preso al lancio, il 6T mi pare di sì, o forse un mese dopo, tipo una roba del genere. Però sì, l'avevo preso praticamente al lancio. Il OnePlus 8 a 499 euro non so quanto conviene, visto che il OnePlus 8T costa 100 euro di più. Nuovo, di listino, mi pare, no? Cosa dice Anaïs? Ho giocato un po' del cacchio perché mi hanno fatto saltare l'unico giorno di riposo, ho finito poco fa. E che palle allora, dai, almeno ti godi la live adesso e mai più. 619 se non vado errato l'8T. Sì, beh, perché 599 dollari probabilmente. Che comunque... Se vedi grande simulator sono andato a fare la cacca davvero, non perché fosse così brutto, ma perché a furia di ripetere la parola cacca, la cacca mi è scappata davvero. Ottimo. Altro grande simulator, minchia, cos'era quello della casa di riposo era il gioco. Ti sta piacendo questo COD? Ma ci abbiamo fatto un'oretta e basta ancora. Non ho neanche provato il multiplayer ancora. Però la campagna era bella. Era proprio figa. Una grafica incredibile, cioè. È che sono quasi a metà. Purtroppo. Sono scordato di aprire prima il Battle.net e non ho scaricato la patch. Per fortuna non è Modern Warfare che ha le patch da 80 giga, altrimenti non l'avremmo fatto stasera. Sì, nella scorsa puntata abbiamo visto Eliezer che faceva la valigia e poi se ne andava. Incubo. No, non è normale allora. Tanto mi bevo un goccio di acqua. Sbrodolato tutto.
Grazie, Comaz. Grazie per essere ritornato da noi. Come dicevo anche l'altra volta, il secondo mese di sub è sempre il migliore. Sempre proprio la conferma, il secondo mese di sub. Grazie per la resub. Ce l'ho ancora, ce l'ho. Sì, vedo troppo cioè, la vecchiaia, ragazzi. Diventiamo anziani pure noi. C'è poco da fare. Si ammacca con niente, ma non è vero. È robustissima questa. È dura impestata sta borraccia, ragazzi. Che si ammacca con niente. È proprio. È dura come le bestie. Adesso dai, intanto che stiamo scaricando, vi faccio vedere le funzioni del Galaxy Note. Dai, adesso prendo la penna e disegniamo. Come faccio a disegnare così? Già non sono buono a disegnare. Metto la mia lista, metto quella di tutti, cioè il comando qui, tie. Quelle sono le nostre wishlist. Come si scancella? Posso anche disegnare, che ne so, un pene. Oh no, un pene rotto. Oppure che ne so, posso disegnare anche un pene. Che ne so, posso disegnare qualsiasi cosa, eh. Posso disegnare anche un cazziglio. Posso disegnare quello che mi pare, posso disegnare. Grazie! Harmony of Anomaly. No, è un cazziccio, è sempre chiamato cazziglio, comunque. Ambasciatore non porta pene, ditelo alla Chichibe. Sono le nuove feature che volevo. Sì, per quello sono passato da OnePlus a Galaxy. Però se Samsung è. Samsung, se, cioè. Io ho pagato i soldi. Però non potevi fare un piccolo sforzo. Cioè, io ho fatto l'unboxing. Bastardi. Io vi amo, ma voi non mi amate di conseguenza. Ma se dovessi fare un regalo, verrà mostrato in una live spacchettamento? Sì, sicuramente. I vostri regali su Instagram. Anche perché fa conto che a me i corrieri arrivano quasi sempre la mattina, durante la live. Quindi mi arriva il pacco e lo apro in live spesso. Una buona marca di che? Di sigaretto, di liquidi, di cosa? Anche perché io ormai ho solo questo. Mini Fit Max. Boh, basta. È un bastardo amichevole, io dico, non ho mica detto, oh, stronzi di merda, e vaffanculo. No, era molto amichevole. Allora, ci mancano 600 KB. Abbiamo fatto adesso finalmente. Ecco, completamento.
Creazione di spazio su disco. Fatto. Possiamo giocare finalmente, eh? E ti bruciava moltissimo la gola perché se fumi, poi quando vai a svapare, le prime volte, tipo la prima settimana, è un pochino dura da mandare giù, nel senso che senti da fastidio alla gola. Perché c'è tutta l'irritazione della nicotina, robe così e un pochino da fastidio, poi dopo passa. Natale, siamo visto che non so la sua data di nascita. La mia data di nascita è il 23 febbraio. Però visto che c'è Natale, tra poco il compleanno della Robby. La Robby cos'è? L'11? 10? 10-11 dicembre, non mi ricordo mai. L'11, ok. È uno dei pochi compleanni che mi ricordo. Poi c'è quello di Marco che è il 4 agosto e quello di Karim è il 5 agosto. O viceversa, non me li ricordo. Mi ricordavo Esprit a gennaio, gli Ezra non me lo ricordo mai. Il 5 Marco e il 4 Karim, ok. Il 22 luglio, bene o male voi, io mica mi ricordo ste cazzate. Allora, dov'è qua? Andiamo. Ci siamo, eh? Che devo fare? Storia, riprendi. X. Sì. Com'è andata con i ricordi? Adler dice che la cosa sta funzionando. Bella, ricordate il ritrovamento di quelle informazioni cifrate in Vietnam e le sta decodificando. C'è qualcosa di utile? Pare che ci siano alcuni nomi, qualche pista. Park sta mettendo tutto insieme. Non c'è molto tempo. La squadra sa già del nostro contrattempo a Berlino. No, ma se c'entra qualcosa con uno dei nomi ottenuti da Bell, lo scopriranno presto. Devi impedire che accada, Hudson. Limitati a dire lo stretto necessario. Per me non è mai stato un problema. Dai, voglio sparare, su. Allora. Ci siamo. Di nuovo qua. Gliezzar. Riprende il suo borsone. Ma non staremo qui a rifare tutta la tira e terra. Tanto sappiamo dove devi andare a finire. Parleremo in viaggio. Anche noi dobbiamo andare, quindi va bene. Avevamo fatto questa qui facoltativa. Poi c'è anche l'altra facoltativa, ma autorizzato misure rappresentative. È che le perdo se vado avanti, però immagino. No, questa dobbiamo fare. Se io vado qui, Aldrich. Non ho trovato un cazzo. Per approcciare lo svapo, Clarus. Se vuoi qualcosa di economico, Minifit Max. Minifit Max 30 euro. Sei a posto. Red, anche meno, eh. Anche un pochino meno. Altrimenti. Grazie, San Andreas. Per 13 mesi. Comunque. Era Pier Giorgio Fumagalli. Bel nome in codice. Andrei avanti nella storia principale. Volkov comanda la mafia russa approdata a Berlino Est dopo la costruzione del muro nel 61. In combutta con varie organizzazioni in Europa e nelle Americhe. Neutralizzandolo colpiremo sia Perseus sia l'intera organizzazione.
È un pezzo grosso. Ed ecco quello più piccolo. Franz Kraus. L'MI6 lo identifica come uno dei corrieri di informazioni di Volkov. Ha una consegna con lui in programma per domani sera. Ci infiltreremo a Berlino Est con la U-Bahn. Una stazione fantasma dall'altro lato ha il punto di accesso che ci serve. Da lì osserveremo l'ingresso in città di Kraus. Quando Volkov si farà vivo, vedremo il da farsi. Pier Giorgio Bell Fumagalli, MI6. Ci siamo. Siamo oltre il muro e dentro Berlino Est. Si comincia. Vero che non ho fatto un PG nero. Vabbè. Warum so traurig? Du bist schwanger. Das sind tolle Neuigkeiten. Non capisco. Parlano francese questi, non era tedesco. Adler, il vagone sul retro è libero. Andiamo. Andiamo. Permesso. Questo è Giezer. Non viene anche lui, viene. Appena il treno rallenta, io e te saltiamo. Ma che palle! La prossima stazione. Belle e io seguiamo Kraus. Bene. Il treno sta rallentando. Grazie, Metalluca. Grazie. Bene, ci siamo. Aia. Ma fa male. Occhio. Le guardie della Germania Est pattugliano queste stazioni. Ah, ma si sente tutto, siamo nella galleria, mo. Ah, la silenziata, bellissimo. Usiamo il treno per superarla. Ma di già passa un treno? Ma non siamo passati appena noi in quella... Movimento sulla banchina. Zitti. Non volevo farlo subito umano. A posto. Sono in tensione però, eh. No, io ho un pochino... Oh, c'hai la testa dura. Chi è? Movimento chi? No, non è vero, morti tutti sono. Andiamo, si esce di qua. Vado, vado io, vado. Anzi, anche basta... In chat. Non monopolizzate la chat. Ehi, merda, reggimi il gioco. Lavoro per le ferrovie. Un'altra cosa, no, l'RTX non ce le ho. Non si può stare qui, a terra immediatamente. Beh, siamo appena usciti dalla fogna. Scusami, ma due che escono dalla fogna in un posto dove non possono stare e ti dice posso farti vedere i documenti. Secondo me gli devi sparare subito. Tu che sei uscito dalla fogna, mostrami i documenti. Saliamo sul tetto. Park, Lazar, quasi in posizione. Ma dov'è Lazar? Ah beh, con Park. Di qua. Certo, ero già qui. E che mi dici vieni, dici arrivo. Occhio, orca puttana, è là. Adesso corri. Oh, però muoviti, Adler. Cioè, lo sai come si fa? Sanno come isolare un posto, glielo concedo. Direi. Dove cazzo sei andato? Si può salire qua? Dimmelo prima. Controlla il posto di blocco. Kraus si farà vivo a momenti. Cerca di trovare Kraus.
come... Ah. Merda, c'è più sorveglianza del solito. Se lo trattengono, Kraus mancherà l'incontro con Volkov. Caputtana. Dov'è Kraus? Al posto di blocco, quello con la valigetta. È lui. Chi è che c'ha la valigetta? Ma non c'è nessuno con la valigetta, che dici? Ah, quello là? Bene, è il nostro uomo. È Kraus. Non lo vedevo. Grazie, Partanous. Per il raidello. Vieni. Andiamo, andiamo. C'è la scala, basta prendere la scala, ma non ci frega niente a noi. È molto buio e notte. Park ha attraversato il muro. Fa rapporto. Io e Lazar vi stiamo aspettando al punto d'uscita. Ricevuto. Ma stai guardando da cellulare, Hamish, per caso? Perché in caso aumenta la luminosità del telefono. Perché se sono schermi AMOLED o roba del genere diventa scuro. Da PC sì, si vede bene, è normale. Cosa devo fare? Non ho ascoltato. Vai all'incontro al bar. Immagino questi qui che vedono questo camminare tutto accovacciato. Vorrei vedere in terza persona come funziona. Buonasera. Posso suonare? Grazie, Furxe. Come sta andando? Tutto bene. Trova il contatto. Chi è? È lei, è lei. È un vero piacere vederti. Kraus è al tavolo oltre la mia spalla destra. Aspetta che c'ho un cordettino sotto i piedi. Ecco, dicevi? Dispositivo di ascolto. Cacchio. Buonasera, cosa posso portarle? Ma siamo veramente delle spie bellissime, ragazzi. Ora aspettiamo Volkov. Hudson non ha detto granché. È Volkov che volete? Scusami, Chi lo sa, quello è come uno spettro. Direi non più di un giorno. Lo so, ragazzi, ma purtroppo con gli schermi AMOLED nei telefoni è così. La chat vi spacca la faccia e... E lo schermo, se no lo vedete buio, live è così. È il difetto di quegli schermi lì. Dimmi, dimmi tutto. Kraus era nella stasi, ma non lasciarti ingannare dal suo aspetto. L'audio è basso dei dialoghi, però. Dopo proviamo a alzarlo. Sono riusciti a prendere un mio informatore in una retata, a due isolati da qui. La stasi capirà che ce ne sono altri in zona. Vorrei chiederti un favore. Non resisterà a lungo alla tortura. Dobbiamo salvarlo. Oppure zittirlo. Zittirlo. Il prigioniero qui. Non ho letto. Dankeschön. Prego, prego, prego. Prego, prego. Allerta, credo che Volkov stia entrando. Dov'è Volkov? Ah, è quello che avevo guardato per mezz'ora, avevo ragione. Ma è tecnologia aliena questo pacchetto di sigarette, comunque. Esci da lì, ora! Scheisse. Passa per il bagno, io li trattengo. Ah, scheisse.
Mi scappa proprio della cacca grossa. Vado in bagno. Devo proprio andare in bagno. Squadra, piano B. Andiamo all'appartamento di Kraus. È la nostra via per Volkov. Mi lavo le mani, mi lavo le mani. Ma è tutta una merda qui. Chi è? Ma sono spari o uno che bussa? Come si fa il melee? Non posso fare un cacchio. Ah! Scusate. La E. Furtività pure su COD la furtività. Io non ho pariole. Mi servirà più tempo. Vai da Lazare Park senza di me. Mi faccio sentire quando posso. Sì. Caspiterina. Non so come ho fatto. Attenzione, bella. Fantasia è ovunque. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Ist er weg? Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Ma chi è questo? Ma che paura, era... Ma non si vede veramente una pippa, però, qui. Ho il pacchetto di sigarette tecnologico e non ho una pila. Ho sbagliato. Incontriamoci nell'edificio che vedi davanti a te. E quale? Ce ne sono 7000. Quello? Vabbè. Che bello. Che bella la pistola silenziata e sparare stealthy, ragazzi. Trambo. Trambo non era il film quello con... un coso, facevo lo scrittore, come si chiama? Quello di Breaking Bad. Bryan Cranston, esatto. E no! Park, situazione. Sono in un negozio davanti alla casa di Kraus. È appena arrivato. Tu? La Stasi sta rastrellando l'area. Devono scoprire. Ci aggiorniamo. Altro che Assassin's Creed. Scassinare. Voilà. È una cazzata scassinare. Lasciatemi andare. Vi prego. Ve l'ho detto. Non sono chi pensate. Ma chi sei? Chi t'ha parlato? Ho parlato con questo qui. Io vi ho parlato. Qualcuno l'ha interpellato per caso? Chat, qualcuno di voi l'ha interpellato? Eh? Qualcuno di... Ma questo qui non ha sentito niente? Tu... Ho visto la tua foto. Scusi, non l'avevo vista. Ti cercano. Dean, cacchio. Stiamo facendo un'operazione super segreta senza doverci fare. E tu ti metti a parlare con le persone in giro così. Per favore. Dai. Non possiamo permettercelo. Adesso ci parliamo. Insomma. Cos'è successo? Tenevo d'occhio una struttura del KGB in zona. Io... Come hanno fatto a trovarmi? Sono stato attento. Cos'è la soluzione? Aspetta. Dicevamo.
Soccorri, spara, interroga. Interroghiamolo che prima. Cosa c'era nel documento? Non ti puoi fidare di loro. Io mi fido di chi voglio io. Pure di cosa parli? Ti prego, lasciami tornare dai miei figli. Noi siamo dei pezzi di merda invece. Ora puoi tornare dai tuoi figli. Dean, non provarci più a parlare con sta gente, che questi qui fanno, dicono, poi sono i primi a tradirti. Ora di certo non ti può tradire. Si sono... Purtroppo Pier Giorgio Fumagalli è molto violento. Dove puco di culo devo andare? Cioè... Ah, devo andare di là. Porca mignotta. Ma non mi hai visto! Porca puttana! Hanno visto che è morto uno, mica mi hanno visto a me! Oh my god! Oh mamma mia! È laggiù, morto. Shit. Io ho sparato, ma non ho, cioè, ho visto che sparavano da lì. Ho premuto e ce l'ho fatta. L'importante è crederci. Oh my god, c'è un altro. Basta, eh? Basta! Allora... Ho dovuto fare un macello. Ho questa esperienza su Mafia. Allora, questa porta è illuminata, sicuramente si apre. Era Glitzer. È andata bene Glitzer. Seguimi. Ma che fa? Prende per il culo? Dai. La gente del posto parla. Fammi strada, fammi. Ma... E che fai? Ti giri pure? Sei pure girato per dire... Ah, sei stato tu. Eh no. Di fronte alla casa di Kraus. Non l'ho fatta io. Volevo portarla dei knackwurst di Der Braunbar, ma ormai è chiuso. che belle le scorregge proprio davvero. Ringrazio al signor Max che mi ha istruito lui nell'arte dei peti. Rieccoci. A fare? Un'auto ha accostato vicino alla casa di Kraus, ma... Veramente? Kraus telefona. No, con la parabolina. Guarda che io sul pacchetto di sigarette che è meglio, eh. Beh, l'individuo a Kraus. Grazie del raidino, Emma. Ma si sente solo una parte, scusami. Che ne pensi, Lazar? Ma lo sentite voi il mio telefono vibrare? Per
Perché fa una vibrazione veramente forte e basso. Evitare lui o la moglie sarà la parte difficile. E poi non ce l'ho neanche sulla scrivania. E come controllerò all'esterno in cerca di ospiti. Vibra di me indesiderati. Fammelo mettere. Mark, tu in ci terrai d'occhio, l'ho usato tutto oggi. Ti darò il mio profilo migliore. Lo metto sul fazzoletto qui, perché... Allora, diceva, scusate, mi sono distratto un attimo. Grazie, Ripus. Sono tornato, che bello. Ah, che bello, sì. Allora, porca puttana. Puttana, il dolore alle orecchie, ragazzi, veramente. Mannaggia a lui. Porca puttana. Ma c'è la neve qui, cos'è successo? Però l'audio è diversificato ed è molto meglio. Ma è impossibile, non vedo la mia macchinina. Oh mio Dio, ero velocissimo. Porca vacca. Devo arrivare a zero. Quelle lì sono le macchine che devo superare. Vabbè. È stato bello però, eh. Ah, adesso un po' di silenzio. Dicevamo, mi fischiano le orecchie. Non sento più niente. Salve, vado, eh. Ho giocato un po' lì al videogioco. So che siamo in guerra, però. La Stasi sta fermando tutti. Fai attenzione. Ah, sta fermando tutti, ma qui non c'è nessuno. Scrivere su un registro. Cerca di recuperarlo. Bene. Se Kraus o sua moglie ti scoprono, la missione fallisce. Tranquilli. Puoi sedare la moglie se necessario. Posso sedare la moglie? Sto per telefonare a casa di Kraus. Preparati a entrare. Ottimo. Ora cerca la valigetta. C'è la valigetta. Dove? Non vedo un cazzo, non vedo. È tutto buio, eh. E qui dentro cosa si vede? Grazie, Erika. Lei ha sbagliato. Certo, si figuri. Ed, sai dov'è il mio ombrello? Come hai fatto a uscire tra poco? Come hai fatto a entrare? La prendo, la porto nello sgabuzzino. Dai una ripulita. Ed, sai dov'è il mio ombrello? Devo uscire tra poco. Di certo non è qua. Merda, c'è anche il figlio. Ah, ma il figlio lo anche sediamo pure il figlio. Zitti, eh. Posizionato il corpo. È a posto.
Silenzio. Drinalz, fare la storia, fai la trama principale, quella del giochino, per di vista distruggi Decibel. Papà, sì. Vieni o no? Kraus, esce dall'ufficio, nasconditi. Che puttana. Lavati i denti, arrivo subito. Ah? Oh my god. Oh my god, oh my god, Clementina. Kraus si avvicina, nasconditi. Se Kraus ti vede, la missione fallisce. Zitti, zitti. Andiamo, andiamo di sopra adesso. Adesso, subito. Edda, che ti è successo? Perdo di vista Kraus ogni volta che entra in quella stanza. Da un'occhiata. Ah, ah. Ah, per la moglie? Vabbè. Pronto? Edda, sai dove è il mio ombrello? Devo uscire tra poco. Chi sei? Chi? Porca puttana, ma è uscito subito. Trotto la moglie col dardo nel culo, certo, però capirai. Dormirà per ore, dai una ripulita. Vabbè, ma la porto con me lei, tanto... Edda, sai dov'è il mio ombrello? Devo uscire tra poco. Miseria. Merda, c'è anche il figlio. La metto nel frigo. Papà, vieni o no? Che porca miseria. Kraus, esce dall'ufficio, nasconditi. Lavati i denti, arrivo subito. Non farti vedere da Kraus. Vabbè, la lascio qui, la lascio. Ok, è andato di sotto, è andato di sotto. Camera del figlio, vabbè. Che cazzo devo fare con la luce UV, scusate. Beh, ah, mamma mia, che 007 che siamo. Papà, sei tu. Beh, c'è qualcosa che mi sfugge? Vedo le tracce di Sbu. Schiaccio lì il pannello, ma non fa un cazzo. Ho potuto anche tenere premuto. E apri roba altrove, ma ho provato a vedere anche lo schedario e non si era aperto. Il quadro. Ah, e chiudi qua la valigetta. Eccola, ci siamo. Hai trovato la valigetta. Sbrigati. Ho capito. Che c'è lui dietro sicuro. Vattene via subito. Scusami. Ma è quella che abbiamo trovato... Orca puttana, lo sapevo che c'era lui dietro, dai!
Che agenti di merda siamo? Pier Giorgio Fumagalli! Su! Porca miseria, porca. È riuscito a introdursi nel tuo appartamento. Io non so come sia arrivato ai materiali. Però te l'ho portato. Questo migliora leggermente la tua posizione. È nel mirino di Perseus da un po'. Ma dirai a Perseus che l'ho catturato. Ah, finalmente. Perseus ha messo una taglia su di te. Eh? Noi siamo dei cattivoni, però, quindi... Che brutto che non c'è il doppiaggio mio, però. Oh, shit! A lei è andata bene. Non mi sembrava che gli fosse andata proprio così bene. Lo chiedo ancora. Tu, per chi lavori? Interiesna. E come mai faccio un culo così, ti faccio a me. Ancora. Che razza di idiota sei? Pensi forse che morirai con dignità qui? No, io adesso ti spacco, guarda. Un culo così. Ah, tu non lo sai, ma dietro di te c'è qualcuno. Bliat, cosa? Ha detto Bliat, l'ha detto. Io lo sapevo, Drinaz, certo che lo sapevo. Sono il protagonista. Penso alla valigetta. Prendi Volgo. No, voglio la pistola silenziata, voglio. Puttana! Che bell'audio! Voglio esplodere per sempre, ragazzi, ma sentite che bello! Un po' troppo sgargiullo. Oh, ricarica, veloce. Allora, nella campagna il gameplay è ottimo. Come in tutti i COD, in realtà. Forse dovrei abbassare ancora di più la sensibilità, in realtà. Fammi provo a abbassarla ancora un pochino. Sensibilità. Mettiamo così. No, questo è Eliezer. Non sparare! Ma se mi passi davanti! God. Ma che capelli che hai, sono troppo fatiscenti, Adler. Mi hanno fatto una ciappola. Ma il joystick sta vibrando come diceva Gatto su Demon Souls. E no, sto giocando su PC. Però sì, su PlayStation 5 ha i grilletti adattivi. Bene, eccoci qui. Ti ho catturato, zio. Finalmente. Bell, a nome dell'MI6, grazie. Volkov è nostro.
Meritava di peggio. Anch'io sono delle Mi6, secondo me delle Mi6. Vibra il mouse, ma sai che macello se facessero un mouse che vibra? Però magari il click confermano i nostri peggiori timori. Perseus ha rubato l'ordigno che vibra, boh, chissà come. Non ne siamo ancora sicuri. L'ha fatto, ne sono certo. Esiste già un mouse che vibra, sì. Il codice tra i documenti nucleari di Volkov. È una regione di disabitata. Non so come faccio a spostarmi così, sarebbe incredibile. Un aereo spia ha rivelato questo. Voglio sapere quello che succede in questo edificio. Serviranno anche gli altri. Woods e Mason ci raggiungeranno da Kiev. Bell, tu farai squadra con Woods. Io e Mason aspetteremo l'estrazione. Park ha le comunicazioni. Non sappiamo quanto siano numerosi o preparati, quindi se dovete Grazie, ingaggiare, fatelo con attenzione. Non più niente, è ora niente, di niente, vabbè, non è così. Com'è l'intelligenza artificiale, ma normale. Classica. Spari, loro si mettono in copertura. Hanno zigulin zigulin. Resta in ascolto. Tieni in attesa Mason e Adler. Andiamo. È un attimo, sto vedendo. Un secondo. Ah. C'è chi, no? Dobbiamo muoverci. Guarda che bello, però la grafica è veramente incredibile. Il prossimo crinale. Entrate, scoprite il più possibile e uscite. Merda. Park, volevo restare un po'. Guarda il gulag. Prima dobbiamo scoprire. Dov'è? Guarda quel mostro. Puttana. Cosa ci tengono i russi? Scatta una foto. Al comando interesserà. A tutto? C'ho il grandangolo. Bene. È ora di sporcarci le mani. È una ND quello. Guardi in alto. Guardi in basso. Scegli l'obiettivo. C'era un... Come si esce? La pistola silenziata, faccio sì, molto anche questo silenziato, quindi a posto. Altri due fuori dal furgone. Cazzo, dove hai imparato a sparare in quel modo? Su Call of Duty. Pendio, io ti copro le spalle. E come non pensavo uscire su PC? COD è PC. Che scivolone che ho fatto. Questo l'ho fotografato. Importante questo. Qualsiasi cosa possa servirci. È tutto sfocato. Vabbè. Se vedi informazioni utili, fotografale. Certo, certo, fotografo tutto. Sei molto gentile. Merda. Oh no! Ten! Bella, trova il modo di entrare. Io ti raggiungo. Buon salve signor Morenzo, questa donazione è per ringraziare te e gli altri. Ho praticamente finito di smaltire il Covid e mi manca solo fare il tampone di controllo e non hai idea di quanto mi abbiate tenuto compagnia in questo periodo, grazie. Ma guarda, grazie tantissimo a te per questi 10 euro. Sono felice che ti sei ripreso. Vabbè, fa niente, mica. Ci sta il dubbio, sei pirla. Però. Che ci puoi fare? Ma cazzo ci entro lassù. Oh shit. E adesso c'è gli anticorpi, infatti. E
Oh my god. Secondo, non guardi di qua, non guardi di qua. Ah, come l'ho infilato bene. Andiamo. Mi sono scordato dove dovevo entrare. Qua dietro. Per ora i rossi sono tranquilli, ma Woods ancora non risponde. Tu continua e vai. È stato facile. Oh shitties. Ah, miseria, mi hanno sgamato. Forse ho corso un po' troppo. Mi riprenderà da qui, appunto. Tu continua e vai all'interno. Ma che cazzo è che m'ha visto poi? Zitti. No, non hai visto nulla, non hai visto. Non rompere le palle. Guarda te, il caro Ormaldo mi deve vedere. Non puoi farmi niente, non puoi farmi. Ti stai solo che allontanando. No. Cazzo, è difficile da scassinare questa. Prima che arriva il caro Ormaldo. Bastarogne! Bastarogne! Ostia che botta! Non c'è di che. Hai perso qualcosa. Grazie, molto gentile, Woods. Park. Bella ha trovato il modo di entrare, ma non abbiamo molto tempo. Allora muovetevi. Nessuna obiezione. Ma come non abbiamo tempo? Aspetta! Però questi fanno burdel, dai. No, mi tengo le mie cose steltissime. Butcher, un po' sì. Guardi in basso, vado al piano inferiore. Attacco al tuo segnale. Ah, ho capito. Ok, sono pronto. Vai. Sì, ma ho fatto tutto io, Woods. Ho fatto tutto io, Tiger Woods. Qui c'è qualcosa, qui c'è un secret. Me lo sento, aspetta, che preparati. Una donna in... Ah, pensavo fosse un dito medio, invece no. Andiamo. Uso, sei tu quello là, ok. Andiamo. Andiamo, andiamo. Ah, c'è la tesserina. Deficiente, si vedeva, eh. Neanche una parola, Bella. Ormai l'ho detto, ormai l'ho detto. Però che bel pigiama, cacchio. Lo voglio, ragazzi. Chissà se c'è su Amazon, lo metto nella lista desideri. Realistici, però questo si ribalta. Che cazzo è questo posto? No. È un percorso della Spetsnaz, fatto come una tipica città americana. Scatta una foto, Bella. Ah già. Ma ci sparano? Dici che non ci sparano? Quante merda ne devo scattare, Woods? Stanno iniziando. Cazzo, muoviamoci. Ma che poi non è un pigiama, è un tutone. Un'esercitazione realistica. Un tutone biscottone. No, io voglio il Tomahawk. Era bello se non si accorgevano. Ma
fammi usare questo cacchio. No, la granata pasquale, no! Chi? Ok, adesso a mirare... Oh, ho abbassato la sensibilità, sono... Sono top a mirare. Quello là è... Cioè non c'è nessuno a destra però. Zitti, eh. Zitti. Veicolo russo in arrivo. Non è la testa quella, non era la testa. Beh, dov'è finito il resto di quei bastardi comunisti? Granata Pasqua! Granata Pasqua! Ecco, la sensibilità così mi ci sto trovando bene. Cosa dicevi, scusa, Woods? Lo sai che mi distraggo. Non te la prendere, per carità. Che fai? Non possiamo fermarci. Hai visto cosa capita poi? Ah, no. Headshot, bitch. Hai visto, Woods? Hai visto? Adesso cosa faccio? Tutto, bitch. Hai visto? Hai visto, Woods? Andiamo. In movimento. Abrizek Freud. Anche al voi. Dov'è? Contatto sui tetti. Che tetti? Porca mignotta, quello là. Dov'è? Bestia, ma dove l'hai tirata? Ma quello era finto. Però c'ho una fame bestiale adesso. Non avete idea di quanto mi va un panino. Il nemico si muove per accerchiarci. Bene, raggiungiamo quella torre di controllo. Ho bisogno di ricaricare. Voglio un panino del Burger Town, ragazzi. Oia, oia, oia. Io vedo passare... Ah, vaffanculo, è la sagoma. Vedevo continuamente passare lì. Aio. E vaffanculo. Andiamo. Era su MV2 Burger Town, perché mi ricordo in effetti. Quell'ascensore. Ma spostami di peso pure. Mi ricordavo in effetti. Beh, il nome. Cosa devo fare? Verso quell'ascensore. Granata. Vado, A te sei un imbecille, ma me l'hai tirato addosso a me? Beh, quello lì sembra tosto. Ha perso l'elmetto. Sembra tosto. Occhio, rinforzi, l'ascensore. Muoversi! Quello lì mi sembra tosto, mi sembra. Mi sembra tosto quello lì. Mi sembra. Possiamo solo salire. Mi sembra tosto. Suono le campane, gli suono nella testa. Sto rilevando parecchio. Ah, sei qui. Come siete messi? Siamo finiti in mezzo a una specie di esercitazione. Il posto è pieno di russi. Stiamo cercando informazioni. Ci voleva. Metto mezzo mi sembra tosto, cazzo. Che buoni tosto. In realtà non mi vanno mai. È quell'alimento che non mi va mai. Però adesso ho una fame bestiale.
sembra il loro centro di comando. Forza. Bingo, centrale informatica. Vediamo che stanno con... Ma parla un po' di meno, Woods, ma che cazzo? Vai a quel terminale. Inizia a curiosare. Sì. Che è? C'è una... C'è la Merkel, quella? Statistiche combattimento tattico urbano. Accesso limitato. Roba da bambini. Cerca ancora. Rapporti quotidiani KGB. Accesso limitato. Porca miseria, c'ho una password. Che altro c'è? Operazione Greenlight. Accesso limitato. Che cazzo è l'operazione Greenlight? Puoi violare quella roba. Adesso non mi sembra il caso, dai. Ovviamente c'è una password. Guarda in giro, i russi non sono molto svegli. Forse c'è qualcosa sulla scrivania. C'è... Accesso limitato. No, non era. I più grandi successi di Stalin? Bene. Certo che mettere la password lì davanti, eh? Ma io l'ho bevuta l'acqua, ma non mi sento sazio. Confermato. La testata rubata da Berlino è una risorsa Greenlight. È una delle nostre. Se si venisse a sapere... Non lo saprà nessuno, neppure il team di Adler. Troppo rischioso. A dir poco. Stiamo parlando di una testata americana nascosta sotto Berlino. Mm-hmm. Ha detto che c'è una bomba sotto Berlino? Ero distratto, Woods. È successo di nuovo. Che ci devo fare? Ero distratto. Scoprisse la verità. Da quando ti preoccupi della verità? Mi preoccupo del controllo della risorsa. Se non possiamo controllarla, sarà terminata. Partita finita. Ah, certo. C'è la stampante, Woods? Prendo una copia. Certo, una ne ho stampata. Quante ne ho stampate? Non ha alcun senso. Perseus si è infiltrato in un programma atomico della CIA. L'operazione Greenlight, gestito da Hudson. La testata rubata è americana. E Hudson lo sapeva. Merda, dobbiamo andare. Accesso non autorizzato. Per fortuna che sappiamo il russo. Non ci credo, cazzo. Park, rispondi. Hudson ci ha mentito. Era lei, hai visto che salto, Woods? Guarda questo. Sto parlando di Greenlight. Guarda qui. L'obiettivo di Perseus. Oh, no, sono morti degli innocenti. Dovete andarvene da lì. Usa le facciate come riparo. Non ho capito, c'è un corazzato? Ah, adesso ho capito. Aia! Sto parlando di Greenlight. Guarda, salto, salto. Certo. Non mi fermo. Grazie, Imperatore Ryan. Aio! Mi ha colpito nel ciappetto, Woods! Di fronte! Cercano di tagliarci fuori! Non mi potete fare niente! Ma non era un manichino! Oh my god! No, ricromigna le palle! Vado al riparo! Ma Woods, levati dalle palle! Sempre davanti ai coglioni, Woods. Senti? Oh mio Dio, chi è? Andiamo! Ma scompare ogni volta. E mi ha rotto i coglioni. Hai rotto qualcosa? Boots! Ancora peggio di prima. Dimmi, Dora. Adler e Mason siano pronti al punto di estrazione.
Ma io non andrei. Ma questo è Metal Gear. È l'ospedale. All'inizio di Metal Gear Solid 5. Aio! Ma com'è che te non ti hanno sparato? Ma che vestiti sono questi, Woods? Dobbiamo raggiungere quell'uscita. Le granate. Ce l'abbiamo già. Lespen, se ne frega. Quei bastardi bloccano l'uscita. Dobbiamo sfondare il blocco. Mi serve copertura, cazzo. Occhio a quello corazzato, è un osso duro. Madonna, le esplosioni, ragazzi. Che spettacolo. Mamma mia. Ma ancora questo, cioè... Porca puttana, era un altro con l'elmo pesante! Ma poi mica funziona così, oh! Ma se era... Sono nel merdone, sono. Mi ha colpito. Sono cascato. Mi serve copertura! Che cazzo, un altro corazzato! La puttana! Non ce l'ho fatta questa volta a lanciargli la granata, la lancio subito adesso prima di uccidere quello. Occhio a quello corazzato. Porca puttana. Woods, dove sei finito? Puttana, ma gli elmetti è difficile, lui mi spara. Io sono qui indifeso, tu sparagli. Fuoco di soppressione, presto. Controllo. È morto, non raccoglie l'elmetto, eh. È morto. Granata lanciata. Vai, granata pasquale, aspetta che le riprendo anche io. No, queste sono le flashbang, che schifo. Un attimo, dove sei? Beh. Il nemico si muove per accerchiarci. Oh, è morto l'altro corazzato. Dov'è quell'imbecille? L'ho visto che è corso. Ma che fai? Corriamo. Cazzi. Si sono chiuse, ma distratto. Ah, è arrivato quel momento, eh. Era veramente Tachank. Woods. Non prendiamo il... No, dimmi che prendiamo il coso lì. Non c'è niente da andare qua. Come alternativa. Muoversi! Io guido. E non rompetemi le palle. Accensione, sterzo, cambio. Si parte. Vai. Ma questa velocità. Ma che reggiti? Oh! Porca puttana, ma non esiste. Eh? Non muore quello lì, però. Va culo, stronzo. Continua a sparare. Io cerco l'uscita.
faceva male mettere qualche cartello stradale di merda? Ma che cazzo di discorsi fai? Cyberpunk! Concentra il fuoco su quei corazzati! Al tavoletta! Ma non ho la cintura, Fuzz! Bell, come siete messi? Non ci sono i cartelli stradali, signorina, ci siamo persi! Non sappiamo dove siamo! E ci vuoi fare? Bastardo. Ma lui è cattivissimo, lui non gliene frega niente. Perché non ci hai detto che la testata era di Greenlight? Che altro ci nascondi? Vuoi che ti faccia sputare la verità? Non credo ti convenga, Woods. Datevi una calmata. Questi atteggiamenti non ci aiuteranno a prendere per sé. Ah, mente che pechegno, comunque. Non ci hai detto che era una testata americana? Dovevamo sistemare il suo casino. Il bastardo ci ha mentito fin dall'inizio. Non ho mentito. Ho solo omesso a dettagli. È la tua specialità, vero, Hudson? Manipolare la gente. Rifilare loro la tua verità. La verità non esiste. Si decide in chi credere. Adler sa di cosa parlo. Giusto, Russ. Operazione Greenlight. Cos'è? Dici tu. La corsa alle armi nel 58 era al picco. Per Eisenhower un attacco dei rossi contro l'Europa ci avrebbe colti impreparati. Così autorizzò l'operazione Greenlight, un programma segreto per piazzare bombe nucleari in ogni grande città europea. La massima contromisura in caso di invasione. Nel 74 hanno modificato gli ordigni in bombe al neutrone in grado di uccidere le persone senza danneggiare le infrastrutture. Migliaia di morti in un lampo. Sì. E tu ci parli di infrastrutture del cazzo. Sì, alla faccia della civiltà. Uccidiamo, ma preserviamo gli edifici. Vogliamo preservare il nostro stile di vita. Da quanto sapevi della testata? Una testata Greenlight è sparita 2 mesi fa. Pensavamo a Perseo, spero non c'erano prove. Ma le foto trovate a Berlino lo confermano. Quindi, c'è una testata americana da qualche parte. E se Perseo la fa esplodere, gli Stati Uniti diventeranno il pericolo pubblico numero uno. Non saremmo qui se avessi completato il lavoro. E adesso rinfaccia. Attento. Oppure, non fermerò più Woods. Era loquendo questo, scusatemi. Attento, oppure non fermerò più Woods. Dobbiamo sapere che vuole fare Perseus con la testata. Park, c'è qualcos'altro nello stampato che Bell e Woods hanno recuperato dalla base? Si accenna uno scavo in corso tra i Monti Urali, Yamantau. Il nostro infiltrato nel KGB conferma che si tratta di un'operazione attiva. Yamantau. Credevo che Hudson e Weaver avessero seppellito quel posto anni fa. È così. Perseus vuole recuperare il meglio. Dai, che magari adesso questa missione è di giorno e potete aumentare, abbassare la luminosità dello schermo. Manda me, Fuzz. Tu sei troppo coinvolto, Mason. Non possiamo permetterci casini. Cazzate. Sai che nessuno è più adatto per questo. Decido io. Voglio Mason e Woods in azione. Trovate quel mainframe prima di Perseus. Contatterò Belikov, il nostro uomo nel KGB. Darà supporto logistico. Scommetto che insisterà per pilotare l'elicottero. Qualunque cosa voglia Perseus a Yamantau, io la voglio di più. I numeri, Mason, i numeri. Le uova, le uova. Mason, le uova. Il primo edificio è appena oltre quel crinale. Grazie. Trovato il mainframe, ti la granata, posh qua. Woods. Lo sai cosa fa il KGB agli agenti infiltrati, vero? Da! Se vincono il campionato vale quasi il rischio di farsi fucilare. Ho solo un'ora di autonomia. Poi trovatevi un altro passaggio. Diamoci una mossa, Mason. Andiamo!
Sono obeso? Scusate. Sarebbe quella la nostra spia? Non farti ingannare dall'odore di vodka e caviale da due soldi. Belikov è in gamba. Sa dove sono sepolti tutti i cadaveri. Cazzo, perché la gente si mangia il caviale a cucchiaiate? Fa schifo. Cioè, non fa schifo, però... Ma quanto ero veloce, scusatemi. Ma che paura. Ma voglio rifarlo, voglio. Aspetta, ma ammazzo. Non posso. Ero velocissimo, ero. Attenzione, ricognitori sul crinale. Sarebbe meglio farli fuori prima di avvicinarsi. Certo. Fatto. Bene, proseguiamo. Chi ha parlato? Tu stendine uno, io penso all'altro. Bel lavoretto. Merda, sembra instabile. Chi? Beh, sei abbastanza saldo per i russi. Prima tu. Andiamo a trovare. Certo, prima io. Qui finisce come Winter Soldier, ve lo dico io. Grazie, Simone. 21 come il Blackjack, ma senza azzardo. Azzardo abbiamo fatto stamattina. Hai visto? Sì. Ma io ho fatto, io ho fatto tutto. Una passeggiata, i miei coglioni. Mi sono preso dei proiettili, mi sono preso. In pieno petto lui mi ha centrato. Resta giù, non farti vedere. Uccisione pulita. Uno ci ha visti. Cioè, ha visto che è morto uno. Ha fatto capolino, Morto. Ci siamo. Ma che cazzo stai sparando? Ostia, c'è un botto di gente, mi hanno sparato da qualche parte. Forse non dovevo sparare. Ciao! Grazie del raido. Ormai è... Proseguiamo. Ormai sempre il raidino notturno mi fai. Ogni venerdì. Ci sono dei cecchini. Mi abituo. Farti avvistare. No, ma va là, figurati. Zitto, zitto, Wuz, non me la gufare, per cortesia, Per cortesia. Che ho detto? Allora, silenzio. Che qua è un attimo. Fino a terra, bel colpo. Grazie, onestamente. Sono campione. C'erano due persone qua sotto. Oh my god! Ma Wuz, ce n'è uno di fianco a te, sparagli! Ma guarda che sei un deficiente, come li hai fatti passare questi? Dimmelo! Ma guarda che puttano! Ne ho beccato uno. In tutto il lavoro ne hai beccato uno, Wuz. Dovrebbero essere finiti. Accidenti. Ma che dici, Rosa? Guarda che roba. Mi abituo allora. Ma tra l'altro è tappuccia o tappuca? Vedo tappuccia. No. Dardo di balestra. I numeri, Mason. Credo che parlino di preparare il mainframe per l'estrazione con una gru. Se troviamo la gru, troviamo il mainframe. Va bene. Qui in effetti, perché su Black Ops c'era... tra l'altro questa qui è la stessa base di Black Ops, del primo Black Ops? Non era dove c'era la camera dove appunto facevano gli esperimenti, porca miseria. Scusate, ma me la ricordo una zona del genere. Salto. Proviamo? No. Hoppala. Eh sì, che poi qua sopra è dove c'era la mappa nel multiplayer, in teoria.
Porca puttana! Ho fatto una collateral. Siamo fatti. Il nemico si muove per accerchiarci. Fantastica. In movimento. Ma come sparo? Al bunker antiatomico. Stiamo avvicinando alla sala del mainframe. Attraversiamo con quel cazzo. Sì, intanto Woods era già là. Quei russi all'eliporto saranno... Vado! Andiamo per prima. Merda. Oh, shitties! No, la pistola! Per fortuna che invece il cecchino ce l'avevo nella tasca. Porca puttana. Mason, come stai? Non c'ho più neanche il cecchino, ma non ti preoccupare. La prossima volta vai prima tu. Sto c'è infame. Un tunnel. Dovrai trovare un altro ingresso. Ricevuto. Sta... Woods. Benone. E siamo nel bunker. Vorrei ben vedere. Cazzo, qui si gela. Un'arma anche congelata va bene. Bestia, come siete morti male voi. Probabile che questo Black Ops sia un prequel. E non lo so, anche perché... Cioè, in teoria sì. Perché arriverà al punto dove Mason è... rimbambito, tra virgolette. E che non mi ricordo bene neanche la storia del primo. E voilà. Cosa c'è qua? Chiuso. E come lo apro? La chiave. Ma c'ho... sono fortissimo. Fammi... Questo che c'ha la cappa. Io tengo il pompa. Un po' cultiello. Non si vede un cazzo, non si vede. Locked. Oh no. Ci risiamo. Ma questo è un arco. В любом случае, разве здесь есть что-то важное? Не вижу ничего ценного. Стреляю. Non ci ho preso. Questo è per te, Marco. Sono Arrow. E R-R-O. Ragazzi. Non vi preoccupa. Sono veramente Robin Hoodo. Porca miseria, il vetro mi ha fregato. Finiti? Mason, mi ricevi? Mason, mi ricevi? Sì, ti ricevo. Devi essere vicino. Prendere tutto. Va, va. Fammi riprendere tutte le munizioni, tutte le frecce, le frecce. Le frecce, le trecce, tutto. La chiave non l'abbiamo mai più trovata. Deve l'ho trovata! Quell'armadietto delle armi. Scusate, devo andare. Давай
Живир, пока командир не понял, куда мы делись. Открывай. Ключ у тебя. Мне нужно подкрепление. Non so cosa ho sparato, era rosso. A posto. Ah, guarda un po'. Oh no, beh, sono i numeri. No, voglio l'arco. Oh, si ritira avanti. Porca miseria. Oh, non mi funziona più l'arco. Zitti, ma porca puttana. Oh, ma non ci prendo. Finiti. Oh. Ho dimenticato per un attimo come si arra. Fammi raccattare tutto di nuovo. Non ho preso un cazzo di frecce, però vabbè. Dove puttana devo andare, però? Là. Worms su Twitch non l'abbiamo mai portato. L'abbiamo portato solo nella 24 ore di anni e anni fa. È stata solo una volta. Rompe. Di qua. Col macello che hai fatto mi meraviglia che non abbiamo addosso tutto. Una live per i sub l'abbiamo fatto anche, dove cioè in realtà sei era una live dove abbiamo registrato gli episodi da poi pubblicare che... in live. Tra l'altro settimana prossima dovremo fare una liveetta per i sub, per i subscribers. Con quello. Cerca esclusiva. Qualcosa che possa sollevare un mainframe. Vedi qualche zona di scavo? Qualche zona di scavo. Cioè, qui c'è il pirellone. Se sto leggendo bene la mappa, guarda qualche grado più a sinistra. Più a nord. Secondo me non sono qui solo per il mainframe. E più a sinistra di qua era qui, ma... Steiner stava lavorando su un sacco di cose assurde. L'affare Nova 6 era solo la punta dell'iceberg. Pare che si stiano preparando ad andarsene. Vabbè, là, cos'è? Avete trovato il mainframe? Quella gru combacia con gli scavi indicati sulla mappa. C'è Hai visto? Dove cazzo sei andato? Prepara il gancio. Dobbiamo andare lì. Cosa? Il mio gancio? Mi dispiace, ti sento male. Loro hanno una gru, noi un elicottero. Che cazzo di paragone è? Scusami, ecco. Ci ho preso, scusami, eh. Quasi finito le frecce, Woods. Ah, ho finito le frecce. Oh, porca di una puttana. C'è una granata nel culo, aspetta. Hai visto? Ti è esploso l'anno, ma tu capirai che ti fa niente. Grazie, hai il Jack. Grazie molte, molte. Hai fatto 6 anni di sub. Meno 2 però. Adesso arrivo, lo so che sei qua. Dove sei? Chi è? Chi è che parlava? Ah, sono già esplosi quelle. Ma chi è? Dov'è?
Uzz, tu lo vedi? Affangulo, va. Oh shit, se. Mi serve copertura. Aspetta che qui faccio un macello. Lo dissi. Beh. Non fermarti. Avete un Hades, Noita o altri giochi che hanno la Twitch chat e l'interaction, se ricordo bene. E Hades non ce l'ha però, mi pare. No, o l'aveva messa. Però Noita sì. Porta puttana. Più veloce, Mason. Una freccia. Quello è andato. No, era Dead Cell che c'ha la... Però non è... È che Noita è carino perché... Puoi far proprio succedere robe in game. Che è contatto? Porca busaria! E come gli sparo? Che c'hai tu? Dammi questo, dammi. Trova un riparo, quella torretta ti farà pezzi. Non ti preoccupare, Woods. Mo ci penso io, eh. Si muovono, fuoco di soppressione, presto. Ottimo lavoro. Mi serve copertura, cazzo. Mi serve copertura. Cazzo, non lo dici di nuovo? Ma che cazzo? Woods, ma ti metti sempre in mezzo ai gran coglioni. Mi serve copertura, ma ti metti sempre davanti alle palle. Che cavo? Mi muovo! Oh my god. Caricato un caricatore a questo. Oh no, potevo ricaricare l'arco forse da lì, chi lo sa. Che paura. Speriamo. Pensavo sapendesse, invece stavo per cadere di sotto come un imbecille. Woods, ma tu sei incredibilmente imbecille. Velocissimo, velocissimo! Siete pronti? Bestia! Che dispiacere! Andiamo, Mason! Andiamo! Mason, dobbiamo scendere lì! Sono cagato addosso, mi sono cagato! Facevo i 300 km orari! Chi è? Mi posso buttare? Cioè, quello lì non è che è finito molto bene, però non se lo aspettava, io me l'aspetto. Da aiuto! Ah, c'è. No, è grande il giusto. Vedi alle cazzate, Woods, che poi ci ribaltiamo con l'elicottero, non è bella, eh. Non fermarti. Cazzo, adesso voglio giocare on the line, un multiplayer. Voglio vedere quanto sono potente a mirare. Dimitri, siamo in posizione. Tira giù il gancio. E che cazzo, aspetta, Chi è? Qualcuno ha detto Visigers. Fammi mettere il gancio, che c'è uno che parla. Tiraci su! Tranqui. Ce la facciamo, sì, Dimitri!
Non facciamo scherzi, eh. Oh, merda chi? Aspetta, ma qui mi sparano tutti, oh! Date una mossa, Belikov! Reggetevi! Porca puttana, sbatte tutto, sbatte! Puttana che legna! Merda cazzo! Scorregge, puzza! Aio! Porca puttana. Siamo Vai, fuori, siamo fuori. Oh. Portaci a casa. E Hudson. L'analisi del mainframe trovato da Mason e Buta Yamantau è finita. E? Perseus cercava i nomi degli infiltrati usati da Dragovic nel 68. Dacci quei nomi, metteremo Adler e i suoi sulle loro tracce. Perseus li ha cancellati. Cazzo. Ora queste informazioni sono presenti solo in un posto, il palazzo della Lubianca. Cosa? Andiamo. La sede centrale del KGB. Perché Perseus non li ha presi lì? Non so. Forse sta agendo senza autorizzazione. Avviserò Adler, ma ci conviene farlo nel modo giusto. O tanto vale non farlo affatto. Guarda, poi su Apex provo a abbassare la sensibilità. Perché secondo me anche lì saprei mirare meglio con la sensibilità più bassa. E non lo so, infatti ci ho pensato anch'io, il primo Black Ops era ambientato nel 68 forse, boh. L'ho appena saputo, Belikov è tornato a Mosca. Conoscete il piano? Bell, tu con me. Lazar, pronto all'estrazione. Verrà nel palazzo del KGB insieme a te. E perché? Chi sono io? Aspetta che ritornino Mason o Woods. Non perché? Mi servono Mason e Woods. Voglio Bell, ha le capacità che servono. Lo trovi divertente. Così metti a rischio l'intera operazione, senza motivo. Non è senza motivo. È calcolato. Ok, quindi è un sequel. Tieni a mente che se fallite, possiamo scordarci quei nomi. È finita. Così ne ho più usci a caso. Semplicemente. So che puoi farcela. Hudson non si fida di chi non può controllare. Anche perché adesso con che si possono fare le scommesse in chat con i punti. È un casino. È arrivato il nuovo ingranditore. L'ho sistemato nella camera oscura. Mi ha brombotolato la pancia. Ho fame. C'è. No, quello non è una pentola. Il nome è Madame Shell. Ti ricorda qualcosa? Stai parlando con il palo? Ah, con gli Ezra stai parlando. Su Arpanet gira voce che il suo corpo sia stato ritrovato lungo il fiume Pedieus a Cipro. Sei qui per convincermi che dovresti condurre tu l'operazione? Sì. Ti assicuro che ci sono degli operatori più indicati. Non mi hai per niente convinto. Ma ti do una schiaffa, ti do. Farmi perdere tempo e dimmi cosa vuoi. Che non ti ti spacco la faccia. Sono informazioni riservate. Per quel che mi riguarda, non hai nessun motivo di conoscerle. Mettiti in contatto con lui e obbedisci a Adler. E no, Dean, è bellissima le cose delle scommesse, una figata, perché non la dovrei usare. Il segreto del KGB verrebbe scoperto bruciando la copertura. Gli obiettivi è una rottura di palle perché esce fuori in chat ogni volta che uno butta dei punti, quindi un inizio live è un merdaio la chat. Le scommesse sono fighissime. No, non abbiamo il tempo di crearle. Belikov ci darà delle uniformi, dopodiché vi toccherà improvvisare. Strategicamente parlando, è quasi una follia. Sì. E infatti Adler è la persona giusta per questo tipo di lavoro. Ho
persona più fedele ad Adler o carne da cannone? Con estremo piacere. Certo, sto stronzo prendesse la cacarella. Possiamo tirare due pugni? No, neanche. Quanta roba c'è? Però adesso abbiamo degli indizi qua. Ho capito. Non ho capito, però ho capito. Andiamo alla missione successiva. Queste cosa sono? Breaking the Wall. Sono tutte secondarie queste, però. Le primarie sono... 1, 2 e 3. No, anche questa era una primaria, anche questa. C'è scritto missione successiva, noi andiamo alla missione successiva, io non so. Il Palazzo della Lubianca, quartier generale del KGB a Mosca. I registri dell'agente infiltrato sono negli archivi, 30 metri sottoterra in un bunker di comando antiatomico. Questo ascensore ad alta sicurezza è l'unica via d'accesso. Ci servono le credenziali giuste. È qui che entra in gioco la risorsa Belikov. Belikov è la nostra talpa nel KGB da quasi un decennio. Ci farà entrare. Ci ha aiutati a Yamantau e riuscirà a farlo anche stavolta. È una cosa enorme anche per lui. Sicuro che sia dei nostri. Una minaccia atomica incombente vale qualsiasi rischio. Sono sicuro che sarebbe d'accordo. Sims, fa una chiamata a Belikov. Ma che bel telefono. Pronto? Parla Belikov. Mi dispiace, pensavo fosse l'ambasciata di Singapore. Siamo quasi ai tunnel. Hai ottenuto l'accesso al bunker? Certo. Sembra che ci sia una talpa e hanno aumentato la sicurezza. Certo, come faccio? Mi presi a trovare una chiave del bunker. Rischio di compromettere la mia posizione. Ti proverò con la chiave del bunker in tempi brevi. Non ho mai deluso. Dobbiamo prendere i file in quel bunker. Fai ciò che devi. Ci vediamo all'ingresso del sotterraneo quando avrai la chiave del bunker. Adler, meno loquendo, però. È veramente brutto il suo doppiaggio. Fai ciò che devi. Certo. Tutto bunker 68 volte. Secondo me lui è un robot alla fine. Compagno Belikov, ti hanno convocato nella sala conferenze al piano di sopra. Il segretario Gorbachev è arrivato dal comitato centrale. Bene, bene. Mi dispiace. Ciò vuol dire che devo andare proprio di qua. Sì. Il generale è già passato di qua. Non posso portarti oltre questo punto. Anche se non ci fosse il segretario Gorbachev, non credo potrei portarti di sotto. Famiglia o no. Ma chi se ne frega, oh. Vittoria totale. Come posso aiutare? Ma piantala. Le scale. Devo andare di sopra, porca paletta. Permesso. Vedi, qui c'era Medal of Honor. Dovevi mostrare il tesserino sventolandolo davanti. Erano carine quelle cazzatine lì. Il segretario generale Brezhnev si sta interessando ai recenti sviluppi della sicurezza. Ciao, salve, salve a tutti. Sono proprio io. C'è una talpa nel KGB. Porca miseria. Il comitato vuole che qualcuno del direttorato principale supervisioni l'indagine del colonnello Kravchenko. Se non vi hanno già presentati, questo è Imran Zakaev. Grazie, segretario Gorbachev. E grazie a tutti per avermi accolto a braccia aperte. Non esiste tragedia peggiore di una casa che è stata violata da... Ma mi guarda male lui, oh. La fiducia e l'amore di una famiglia sono sacri. Pare che non tutti condividano questi nobili sentimenti. Compagno Belikov,
Come capo sicurezza, so bene che non ti sei risparmiato affatto per portare allo scoperto questa talpa. Dimmi, com'è andata? Man, sono io. No, Bussa, chi sarà mai? Andiamo a vedere. Grazie, Nico Bosco, benvenuto. Ho una pista molto promettente. Sì, certo. E quando avremo finito, questa talpa sarà cieca e sottoterra come le si addice. Finché non troviamo la talpa, voglio maggiore sorveglianza intorno al bunker. Zakaev, che cosa ci consigli di fare? Limitare l'accesso al bunker. E voglio anche conoscere più a fondo ognuno di voi. Conoscere le vostre speranze, paure, ambizioni. Sì, pure scrupoloso, ma non voglio interruzioni significative. E tu, Belikov? Chi deve conservare l'accesso al bunker durante l'indagine? Senti. Ottima osservazione, compagno. Andiamo, dalla ai tuo uomo di fiducia. Vorrei che soltanto il generale Charkov avesse la chiave del bunker. Bene, allora lo ammazziamo. E te ne occuperai tu? Non si preoccupi, signore. Ho già ordinato di far recuperare tutte le chiavi del bunker. Compagno Belikov, la minaccia capitalista incombe su di noi. La nostra cultura e la nostra collettività sono in pericolo. Prenderemo il traditore. Dovrà pagare a caro prezzo. Vedi che fa casino qui vicino. Zitti. Fa tirar su a tossire. Grazie, grazie, signori. Qual è? Non c'è quello che deve. Buonasera. Buonasera, io vado, Mappa del KGB. Perché block maiuscolo? Dai, che poi mi scrivo in caps. Bunker, ma prima devo spegnere le telecamere. Grazie, Zimonzella. Grazie della resub. Tantissimo. Allora, stanza della sorveglianza. È incredibile vedere questo posto da dentro. Non credo. Cos'è che ho detto male? È Zimozella, non è Zimonzella, scusate. Sorveglianza, buonasera. Salve, signor Velikovsky. Apro, disattivo le telecamere una... Questa è un'area riservata. Se mi vedono qui, addio copertura. Devi stare girato, cosa devi fare? Stai girato, stai... Come posso aiutarla, signore? Come posso aiutarla, signore? Stai zitto, non ti devi più girare, porca di una miseria, mi hai rotto i coglioni. Mi hai rotto i coglioni, nascondere il corpo. Che liquido, vieni con me, vieni. Ti metto qua. Voilà. Ecco qua. Allora, dobbiamo trovare sta cazzo di... Devo procurare una chiave del bunker a Adler. Chiave del bunker. Servirà per accedere alla camera blindata. Purtroppo Charkov è l'unica disponibile. Avvelida Charkov. Ma tu, Bronco... Allora, qui dobbiamo pensare a come fare. Allora, qua, chi è che parla? Charkov interrogherà un pericoloso prigioniero disperato, forse posso convincerlo a eliminare Charkov per conto mio. Ok, oppure... Se avessi una tessera disattivata dell'armeria potrei usare il computer in inserimento dati per riprogrammarla e trasformarla nella chiave del bunker.
oppure se scoprissi su quali prove stanno indagando gli uomini di Kravchenko, potrei usarle per far passare Charkov per la talpa. No, secondo me la più sicura è quella di riprogrammare la tessera. Quindi direi lassù. Poi c'è l'armeria di fianco, potrei andare all'armeria. Buonasera. Dicevamo, là. Non ci vada lì dentro che è un puttanaio, eh. E sono stronzo, ma mica me la voglio arrischiare. E dov'è? Che devo... È qua? Dove cazzo? È dietro di me. Sta qui. Buonasera. Come posso aiutarla, signore? Mi dispiace, compagno Belikov. Zakaev ha rinforzato le misure di sicurezza. Ti serve l'autorizzazione della sala operativa, come agli altri. Ah. Sai che puoi fidarti di me. Fammi questo piccolo favore e lasciami entrare. Oppure devo trovare i documenti dell'armeria. Mi dispiace, non posso. Zakaev chiederebbe la mia testa. Quanto è importante per te seguire questa pista? Buona giornata, mi rompere i coglioni. Bastardo. Devo portargli quello che ha chiesto o farla fuori. Allora, i documenti, dove merda li prendo qua? Ecco Charkov. Maledetto Charkov. Saluto. Salve. Allora, fammi guardare. Sì, oh, il bagno. Che buono il bagno, eh. Zitti. Ah, li ho presi, bastardi. Fermi che ci sgamellano. Da qui possiamo andare anche dentro da Gigi. Buonasera, salve, sono andato in bagno. Sì, devo fare la cacca, devo fare, senti qua. Che puzza, ragazzi, oh. Ho problemi di pancia oggi. Buonasera. Signore, che posso fare per lei? Ho portato i miei documenti. Mi spiace per il lavoro supplementare, signore. Può entrare? Che ci dobbiamo signore. Fare? La vita è la vita. In inserimento dati potrei riprogrammare questa tessera vuota in una chiave del bunker. Certo che possiamo. Grazie. Shh, zitti. Zitti che questa è area riservatissima, eh. Allora, Semenov. Tiè. Allora, vieni con me. Ti porterò lontano perché...
Ah, l'armadietto è un grande classico, sempre. Culo! Che fai? Non dormi? Allora. Programmiamo. Vai, la riprogrammiamo in HTML questa, ragazzi. È venerdì, c'hai tutta la stanchezza di una settimana. Riprogrammiamo la chiave. Hackerissimi. Salve ragazzi, sono tornata. Grazie, Usus. Bene, ora devo far entrare la squadra di Adler nel sotterraneo. Vai. Siamo stonchissimi, ragazzi. Allora, vabbè, in realtà non facciamola questa cazzata, non c'è bisogno. Molto bene, procede Lino. Un casino. Noi siamo appena stati in bagno. Ma c'era una puzza. Devi sentire che roba. Salve Boroslov, buonasera. Dicevamo, dobbiamo andare adesso... Dove? Ah, c'è l'obiettivo, c'è. Ma non c'è nella mappa, però. Beh, noi andiamo all'indicatore. Ma io, guarda, che io ho bronco la vestaglia, la vorrei. Però poi non ce ne farei nulla. Tu, sei uno stronzo per caso, Cacchio, devo andare là, ma mi suona l'allarme, no? C'è la porta e non suona niente. Intendi quello dove lui scappa con il maggiordomo? No, cosa? Voglio sentire. No, intendo proprio il maggiordomo. Potrei vederlo. Attenzione. Comunque non è il film di cui stavo parlando. Ora non mi viene il nome, ma è su un idiota di detective che pensa di essere una spia. Non mi dice niente. Sembra divertente. No, è che mi domandavo prima, no? Ho detto, ma... Fammi guardare di una vestaglia da... no? Quelle di seta, oppure di raso, no? Però poi mi sono chiesto, ma perché una persona dovrebbe indossare una vestaglia? Qual è l'utilità di una vestaglia? Cioè, se io mi metto la vestaglia... C'ho tutto, come fa? Non so. Ma quella di Homer Supergrasso non era una vestaglia, era... Era una vestaglia, era, mi sa. Ma c'ho anche un abito, però. Il freddo. Ma il freddo, scusa, con la vestaglia senti freddo. Cioè, metti semplicemente sopra, non è che ti scalda un cazzo, è tutta sbrindellante. Serve a sembrare ricco, ma ho risposto tutti così. Ma perché? C'hai una... Vai in giro in accappatoio, sei ricco. No. Ma non è per recarsi in bagno durante la notte. Se io devo andare in bagno durante la notte, a parte che non ci vado mai io durante la notte, ma poi se devo andare in bagno durante la notte, mi alzo, vado in bagno, cioè proprio mi alzo dal letto, faccio mezzo metro, apro la porta, faccio un metro, apro l'altra porta a sinistra, faccio tre metri e piscio. E poi torno a letto. Non è che c'ho tanto da avere freddo in 10 secondi.
Ma poi se sotto devo stare nudo, cazzo, mi cago addosso dal freddo ogni volta. Signore. Come posso aiutarla, signore? Va bene. Grazie, molto gentile. Esatto, Bronco, non voglio diventare tuo cliente io. Mai. Tanto adesso lo so che mi arriva il pelato e mi tira un'inculata tremenda. Sto facendo un controllo, non vi preoccupate. Mi serviranno uniformi per superare la sicurezza. Mi basterà attirare due soldati nei tunnel. Parla Belikov. Mandatemi una squadra di sicurezza nella stanza della fornace. Subito. Che trappola. Oh, non arriva nessuno. Ah. No, eccoti alla fine. Non ho molta scelta, giusto? Questa chiave dà accesso all'ascensore per il bunker. Fatta? Dove sono le... Siamo all'interno? Sembra che siano arrivati. Ok, io li accompagno e li distraggo. Voi fate il resto. Bell, al riparo. Hugh Hefner e le uniformi ci servono pulite. Là, 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 ho trovato una porta aperta. Non tollero questa incompetenza, sono stato chiaro. Abbiamo dei protocolli molto rigidi per impedire queste cose. Era il rumore di fallimento quello. Per il bunker. Arca miseria. Dove sono? Mi sono avvicinato troppo con il cippo. Sembra che siano arrivati. Ok, io li accompagno e li distraggo. Voi fate il resto. Bell, al riparo. Niente sangue. Le uniformi ci servono pulite. Fallimento senza nemmeno dirlo. Ho detto ho trovato una porta aperta. E io gli dico: non tollero questa incompetenza. Sono stato chiaro. Abbiamo dei protocolli molto rigidi per impedire queste cose. Vado. Ho indicato di andare. Ah, io non ho fatto nulla. Ok, devo andare. Ma dovreste avere tutto. Se ve lo chiedono, siete agli ordini del comandante Sobol. Cambiati. Ricordatevelo in chat, il comandante Sobol. Qualcuno ha scorreggiato, ecco. L'avete sentito? Armi e chiave nella borsa. Questa volta non ero io. Allora. Su, di qua. Chi è? Andiamo. Una volta nel bunker saremo soli. Il comandante Sobol. Ci ricordiamo. Vai, apri il porton. Permesso. Permesso, sono russo, Bliat. Lei. No, scusi. Sobol, comandante Sobol. Non so come si apre Adler. Mikkel. Lasceresti passare. Va bene. Ah, bastava chiedere. Niente metal detector, giriamogli intorno.
C'è la porta, tanto l'ho vista io prima che c'era la porta. Apri tu, apro io, dai. Cosa credete di fare? Tutti devono passare dal varco della sicurezza. Attraversate il varco della sicurezza. Ma ha detto Sobol! Oh! Vado, Compagno, metti la borsa sul bancone per l'ispezione. Caspiterina. No, non c'è bisogno. Lasciaci passare. Ah, l'hai proprio convinto allora, Compagno. Ma devo ispezionare tutto ciò che passa di qui. Sono gli ordini. Certo, compagno. Compagno, Zakaev chiede di te. Ci penso io. Grazie, compagno. Sei in ritardo, Belikov. Però sono venuto, no? Grazie, molto gentile. Guardate questi. Hai capito? Hai capito, Non c'era niente nel mio borsone. Ma che bel posto, però, porca miseria. Graficamente è veramente incredibile. Bravo, bravo, chiama l'ascensore. Vabbè, noi andiamo su. Andiamo giù. Ah, scusa, andiamo giù. Vabbè, andiamo giù. Lo sento il piede. E vedi che palle. Facce nuove. Quando siete arrivati? Stai zitto, ti spacco la faccia adesso, vai. Cretino. Parlare in ascensore è sempre imbarazzante. Diglielo, diglielo. Arriva questo e parla, spacca coglioni. Preparati. Eh sì, Tabitka. Solo a te in tutto non il mondo. Non saranno felici di vederci. Aspetta il segnale. E prima che Carpano posso? Oesborg. Mettete subito giù quelle altre. Si spara finalmente. Ma Adler, questo sei tu. Ti mimetizzi. Puttana, ma ce l'ha bisogno. No, la granata Pasquale. Ricarica veloce. Comunque la IA amica è sempre davanti a me. Adler, che sandwich che abbiamo fatto. Avanza. Aiaia, mi fa male. Adler, ma che cazzo. Era un lo finisci lì, non credo. No, non lo finisco tutto oggi. Questa è la terza ora di gioco. Dovrebbe durare... Quanto dovrebbe durare... Pier? Cioè, una decina di ore? No, una decina di ore forse facendo le secondarie. In caso di problemi dovremo aprirci un varco. Ho capito che dobbiamo aprirci questo cazzo di varco. Bene, alla camera blindata. Poco più di tre ore? Non penso poco più di tre ore. Cioè, se lo rushi veramente tanto. Diciamo che la settimana prossima lo finiamo. Ivan, grazie.
Vai. Ah. Stracatrum. No, non dura un cazzo, non dura. Io sono contento così, eh. Prendi le informazioni, io sto di qua. Anzi, stiamo sforando anche troppo, non dovremmo. Dovrei staccare in questo momento, dovrei staccare. Non ci resta molto prima che facciano irruzione. Ecco l'elenco, Bell. Copialo su un disco. Agenti infiltrati. Vabbè, copio tutto sul disco. Chi se ne frega. Poi ci guardiamo a casa con il mio floppy disk. Non c'è più tempo, Bell. L'hanno quasi tagliata. Vabbè, qui deve... Io ancora, guarda te, guarda che è lento, eh. Non è che ci sono... Cioè, voglia te prima che escono gli Intel Core. Hanno quasi finito. Preparati. Era una flash. Voilà. Oh no, la granata! Non vedo un cazzo! Vai, vai! Lola, è morto, non è morto! Non c'ho più le granate. È finito? È finito! Oh, è finito! Prendilo, vai, veloce! Non saranno Intel, ma sono indistruttibili. Ma secondo me se gli sparo esplode. Stanno isolando il posto. Seguimi. Di qua. Seguimi tu. Non mi puoi dire quello che devo o non devo fare. Hai capito? Adesso però apri la porta. Tu. Porca puttana! Pensa che ridere se questa qui invece è l'ultima missione. Loro correvano in fame, beh, lì c'era l'ondata. Brutto presentimento. Qui siamo esposti. Ma va là. Non fermate. Corri! Dobbiamo trovare un'uscita. Hai visto, c'è gente soprissima. Siamo nel caccone. Oh, porca puttana, che paura bestiale! Quasi finito le munizioni. Col pompa, io non lo voglio il pompa. Ah no, ma ho preso un botto di munizioni. Muoviti, io devo stare sempre dietro a questo stronzo. Ho preso Belikov. Vai con il piano B, Bell. Attiva il gas. Giù le armi e arrendetevi o lui muore. Aha! Ho attivato il gas, pezzo di merda. Adesso sono quelle col naso moscio, guarda che ridere. Che ridere che mi fanno queste maschere. C'hanno il pisello moscio davanti. Scusa, fammela esplodere quella. È rossa, non esplose, una valigetta. Dai. Grazie, amici miei. Com'è la situazione lassù? Sono in allerta, isolano il palazzo. Dovremo. C'era lui lì che stava morendo asfissiato. So dove trovarlo, amico mio. Ci sono armi pesanti nell'ascensore. Sono sceso. L'ha detto. Porca puttana.
Sono armi pesanti, dove che ha detto che c'erano le armi pesanti? Qua sicuro c'è qualche super segreto incredibile. Qua non c'è un cazzo, fammi andare avanti, va. Grazie, Luke. Ma che paura, Adler, ma sei sempre tu. Ma mi hai rotto i coglioni. Aia! No, mi è caduto il fucile, non posso resistere senza il fucile. Da un'occhiata. Movimento. Che cazzo? Ma ti levi che non mi facevi passare, porca miseria. Fare morire, dai. Equipaggiamento: corazze, caschi, mitragliatrici ed esplosivi. Preparati. Allora. Vai. Stonks. No, che non lo volevo. Levati. Levati. Sono c'ha il mirino. Steria quanto è lento. Dai, va bene. Siamo diventati Tachanka finalmente. Lazar, ci vediamo al cortile sud-ovest tra 5 minuti. E Belikov, vieni con noi. C'è molto spazio dietro. Appena scendiamo dall'ascensore, avanzate verso il cortile. Prepara la carica, Bell. La devo lanciare? Andiamo, Bell. Bestia. Dai, su! Dai, che ce n'ho ancora un botto di proiettili. Aspetta, aspetta, mi fermo. Un attimo che mi sono fermato, cazzo. Ma non andiamo su? Scusatemi. Lo sapete che sono nuovo. Ah, è quella la porta. Vabbè, ma se non me lo dite, però. Vadiamo, Lizard! Shit. Ma questo chi era? Colpi infiniti, ragazzi. Mark, abbiamo la lista e stiamo pronta a muoverti. Era ora. Aspettavo la tua chiamata. Era veramente niente russo, al contrario, porca miseria. Ne valeva la pena. Adler è riuscito a ottenere la lista degli agenti infiltrati, malgrado tutto. Ha del fegato, lo ammetto. Bella in gamba. Così pare, ma credo che la squadra si stia rilassando. Si comportano come se sapessero con chi hanno a che fare. Forse. Sembra che uno degli agenti infiltrati sia collegato all'operazione Greenlight, Theodore Hastings, è un ingegnere nucleare di Salt Lake City. E credi che Hastings sarà riattivato? Esatto. La sorveglianza totale è già pronta.
Sarà lui a portarci da Perseus, è solo questione non di... Men. Oh, dai, questi SSD. Insomma. Un po' lentino questo caricamento, eh? Porca paletta. Ah. Oh! Allora? Ah! Ci siamo. I recenti spostamenti di Theodore Hastings conducono... mi fermo. Cuba. Quindi molto vicino. Una struttura governativa nella... Anche campagna. Perché questa tanto ce la ripropone settimana prossima. Quindi... Sì. Vi faccio un altro simpatico disegno sul telefono intanto. Quindi il museo di segno di prima. Vabbè, ragazzi, dai, ricordatevi però che adesso è tardi, però per domani mattina vi svegliate una certa, fate tutte le cose che dovete fare, questo e quell'altro, poi all'una, se volete, c'è Marco che fa Spider-Man senza la gente che martella questa volta. Quindi siateci, va bene? Anche perché abbiamo questa PlayStation, questa bella PlayStation che adesso io fino a lunedì non la posso usare e mi tira il culo. Perché poi lunedì mattina iniziamo Demon Souls. Quindi dai, buonanotte a tutti, grazie tantissimo di essere passati anche oggi e buonanotte. Beh, Astro l'ho provato, però dopo un po' spacca i coglioni. Ciao belli, buonanotte.